Ci sono molti esempi di cani che hanno lavorato per 3-4 giorni senza cibo, senza perdere di vigore in modo apprezzabile. La Siberia è un paese magro e affamato ed ha sviluppato un cane con più resistenza di ogni altra bestia domestica. Un eccezionale tratto nei cani siberiani è la loro solare e geniale disposizione. Non ci sono i violenti combattimenti e gole sgozzate così comuni nei cani nativi dell'Alaska. Anzi, loro vivono amabilmente insieme e provano un'affezione genuina gli uni con gli altri. Con gli uomini sono lenti nel fare amicizia, ma una volta vinti servono con allegra lealtà che non può essere superata. Loro sono ciò che è noto come One Man Dogs. Viene individuata nel 1908 la data ufficiale dell'arrivo dei cani siberiani in Alaska, quando un commerciante di pelli russo, William Gusak, ne importò una decina dall'area del Golfo della Nadir con l'obiettivo di vincere $10,000 in palio alla seconda edizione della All Alaska Sweepstakes. Ma prima di inoltrarci nelle regioni del successo di questi cani, è necessario fare un passo indietro. La prima decade del 1900 aveva visto lo svilupparsi di un anonimo accampamento di minatori in una cittadina ricca e fiorente. Nome, il cui nome si dice essere il risultato di un errore di trascrizione da No Name, era nata a seguito della migrazione dei cercatori d'oro che dal Klondike si erano spostati ulteriormente verso l'estremo nord, dove erano stati trovati nuovi ricchi giacimenti minerari. L'area dell'accampamento senza nome si era rivelata una delle più ricche della penisola di Seward e in pochissimi anni si era sviluppata in una piccola città tra le più prospere dell'Alaska dell'epoca. Ma il prezzo da pagare era una vita completamente isolata per 9 mesi l'anno, con l'entroterra privo di comunicazioni stradali o ferroviarie e il porto completamente ghiacciato da ottobre a giugno. Questo aveva comportato un completo affidamento ai cani da slitta per qualsiasi tipo di trasporto e la conseguenza fu lo sviluppo di un fiorente allevamento che, associato alla circolazione delle pepite d'oro e alla passione smodata per il gioco d'azzardo, sfociò nell'organizzazione di gare annuali per individuare le squadre più prestigiose. Ed è proprio in questo contesto che si sviluppa una primitiva volontà di cercare animali dal buon rendimento sportivo e la riscoperta dei cani siberiani non esula affatto da questa necessità. Invero, i cani con cui Gusak era approdato a Nome non rappresentavano una vera e propria novità, quanto una riscoperta. Sia la Siberia occidentale che la Siberia orientale erano state meta di forte interesse tra biologi ed esploratori che nei secoli addietro si erano avventurati alla scoperta di quelle remote terre in nome della scienza e della conoscenza. Nomi come Marco Polo, Krasheninnikov e Steller, von Langsdorff, Wrangel, Nansen e Luigi Amedeo di Savoia avevano avuto modo di osservare cani indigeni e di testarne le qualità. Una delle descrizioni più interessanti giunge a noi da von Langsdorff, naturalista, esploratore e scienziato che nei primi anni del 1800 aveva visitato la Kamchatka dedicando un capitolo ai cani locali. I cani Kamchatal hanno un lungo muso appuntito, orecchie a punta erette e una lunga coda ricca di pelo. Nella loro forma, figura, taglia e tutto l'aspetto esteriore ricordano fortemente il lupo. Il pelo di alcuni è forte e corto, di altri lungo e morbido. Pochi sono ricoperti da una morbida lana che, se opportunamente preparata, può essere filata come la lana delle pecore. I cani che hanno questa lana, o il pelo lungo e sottile, sono chiamati magnates, o pelosi, e le loro pelli sono molto ricercate per la fabbricazione di indumenti invernali caldi o per rifinire i vestiti. Questo tipo di cane non è molto adatto a viaggiare. Essi difficilmente possono essere usati nella neve fresca o molto profonda, poiché in entrambi i casi spesso si agguma il pelo fine e se ne divora ed impedisce all'animale di correre. I cani alti sugli arti con uno strato di pelo più sottile sono i migliori per trasportare una slitta leggera. Pochi cani abbaiano come i nostri, la grande maggioranza non abbaia mai, ulula soltanto. I colori sono eccezionalmente vari, loro sono neri, bianchi, grigi, rossi e quasi tutti macchiati di una grande varietà di modi.
Wrangel, che aveva vissuto 3 anni nella Siberia orientale, era riuscito a mappare la costa della penisola dei Chukchi lungo un'area che va dal fiume Ndigirka alla baia Kolyunchiskaya. Oltre alle ampie informazioni geografiche, egli non mancò di fornire notizie riguardo nativi della regione e, servitosi di quei cani per la spedizione, li descriveva analogamente a Langsdorff. Luigi Amedeo di Savoia, accingendosi ad un'impresa simile, aggiungeva: «I migliori cani da slitta si trovano in Groenlandia e nella Siberia orientale, ma il governo danese ne aveva proibito l'esportazione dalla Groenlandia e difficile era averli dalla Siberia orientale. Un discreto numero dei nostri cani rassomigliava a quelli della Siberia orientale descritti da Wrangel. Erano però più bassi di statura. Gli altri erano cani samoiedi o appartenenti ad incroci di razze diverse. Benché tutti i cani portati da Trondheim fossero ammaestrati a tirare le slitte, più tardi si rese palese l'enorme superiorità di resistenza e di forza del cane che rassomigliava di più al tipo descritto da Wrangel». A ragion della ricchezza di testimonianze, non è ben chiaro il perché dell'iniziale disinteresse dei coloni nei confronti dei cani indigeni della Chukotka, dal momento che vi erano già entrati in contatto sin dall'ultimo decennio del 1800 a seguito delle trattazioni avviate al di là dello stretto di Bering. Si suppone per poca familiarità o per condizioni finanziarie o per difficoltà ad ottenere cani. Quel che però è evidente è che i coloni non avevano mai preso in grande considerazione i nativi siberiani fino al loro sbarco nel Nuovo Mondo, quando diedero prova delle loro potenzialità che si scontravano con quelle degli incroci allevati sin dai tempi della prima febbre dell'oro. I cercatori d'oro introdussero in Alaska la tipologia di cani a cui avevano dato origine appena un decennio prima. A inizio Novecento, le grandi popolazioni canine non indigene tipicamente presenti sul territorio erano le dirette discendenti dei reduci del Klondike, che vedevano le loro origini principalmente nei Sette, nei Segugi e nei San Bernardo, quasi sempre incrociati con i cani Inuit autoctoni per migliorarne la resistenza al freddo e alla fatica e limarne il carattere. Tra i bianchi, infatti, pochi erano gli audaci che mostravano il coraggio di utilizzare mute interamente composte da cani Inuit aborigeni. Degli incroci prodotti, i più godevano di uno spesso strato di pelo e di buoni piedi, ma si potevano incontrare anche tipologie dal pelo corto, non adatte però al clima locale. Di grande taglia e di struttura importante, avevano un aspetto variabile e tipiche erano le orecchie pendenti. Forti nel traino ma lenti negli spostamenti, questi cani erano impiegati per trasportare carichi dal peso notevole in attività che potevano variare dal semplice spostamento alla consegna della posta al lavoro in miniera. Con l'avvento delle gare con la slitta, diventate ben presto un importante giro di affari e sostentamento economico, gli stessi cani iniziarono ad essere utilizzati anche nelle competizioni. Così, nel 1907, ad opera delle figure più influenti nel panorama dell'allevamento e delle corse, venne istituito il Nome Kennel Club e con esso le famose All Alaska Sweepstakes, con il preciso obiettivo di incentivare le competizioni e l'allevamento, facendone due delle attività portanti della cittadina. La prima edizione della All Alaska, che ben presto divenne la più importante tra le corse di tutto il Grande Nord, si tenne proprio l'anno successivo, nel 1908, e contribuì ad affermare nomi come Scottie Allan, Bob Griffiths, Paul Kiegstad e John Agnes. Le All Alaska, organizzate annualmente tra marzo e aprile fino al 1917, interrotte con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, andavano da Nome Mackendall e si snodavano per un percorso di andata e ritorno tra i più impegnativi e variabili in assoluto di ben 408 miglia che corrisponderebbero a 657 chilometri. Questa prima manifestazione aveva fatto emergere diverse problematiche da risolvere, come il tipo di attrezzatura utilizzata, l'alimentazione degli atleti, l'equipaggiamento. Ma tra gli spettatori di quell'anno, William Gusak era del parere che la differenza l'avrebbero fatta dei cani più adatti, e per questo, ben conoscendone la resistenza e il supremo adattamento al clima artico, alla fine dell'anno eseguì la prima grande importazione di cani siberiani documentata in Alaska fino a quel momento.
Tra i popoli della Siberia nord-orientale era abituale spostarsi rapidamente su lunghe distanze, per questo tipiche erano le slitte trainate da grandi mute, composte abitualmente da 12 a 22 cani a seconda del carico. In Chukotka, slitte leggere potevano percorrere 250 km ad una media di 15-17 km orari e fino a 10 km orari per percorsi più lunghi. In più, quei cani si dimostravano in grado di lavorare in assenza di cibo per diversi giorni mantenendosi in buone condizioni e questo permetteva loro di ottimizzare le energie anche in carenza di risorse e rifornimenti. E tenendo di conto del tipico impiego nella loro terra di origine, Guzak si era convinto che con una squadra di quei cani avrebbe avuto buone probabilità di vincere.